E ciao a tutti farmer, spero tutto bene. Dopo la potatura del vigneto non vi ho fatto più sapere nulla e siamo entrati in stagione e quindi va trattato il vigneto con delle bestie nuove. Ma fermati un istante, la bestia nuova che ti presenterò a breve, te la faccio solo intanto pregustare. È arrivata oggi e qualche giorno fa mi sono trovato a dover fare il trattamento senza né trattore né botte. Quindi ho alzato il telefono, ho chiamato Manuel, gli ho detto: Manuel, mi serve un trattore e una botticella per entrare nel vigneto che è molto basso. Fiat 60-66, grazie a Manuel che mi sta salvando il sedere, perché doveva arrivare la botte, doveva arrivare il trattore per fare tutti i trattamenti, insomma non è ancora arrivato nulla per una serie di ritardi, quindi mi ha prestato il trattore che usava l'anno scorso per fare i trattamenti esattamente là al vigneto, quindi botte e trattore. Quindi riempio l'acqua con il pozzo. Oh, ora posso dirlo, andiamo a mettere i prodotti. Ti ricordo che quest'anno faremo un procedimento come l'anno scorso, tutti prodotti iper naturali per il vigneto, e andiamo a fare il trattamento. Per fare i trattamenti non potevo non continuare a lavorare con la Simbiagro. Voi sapete come l'anno scorso ci siamo dati l'obiettivo insieme di testare nuovi prodotti naturali per fare trattamenti nei vigneti. Il vigneto è un luogo bellissimo, ma purtroppo a volte è la patria di trattamenti non sempre così buoni per l'ambiente. Quindi anche quest'anno continuiamo con lo stesso piano che ci siamo dati l'anno scorso, quindi con 4 prodotti. Rame per la peronospora, propoli per l'oidio e per tutti gli altri insetti, olio di neem e sapone molle. Tutti questi prodotti vanno sia bene per il vigneto che per il frutteto, che naturalmente per l'orto. Ti lascio tutto in descrizione. Dobbiamo ancora fare l'impianto, sì, assolutamente, però guarda qua, acqua pura, acqua azzurra. La mettiamo all'interno, ci servono 200 litri. Ne facciamo 100, mettiamo i prodotti, ne rifacciamo altri 100. Dopo mixiamo tutto. Bella la botte di Manuel, le tacche si abiscono veramente un cavolo. Ora vediamo di capirla al meglio. Quindi abbiamo 35 mm ogni 10 litri di rame, di propoli 25 mm ogni 10 litri, di neem 50 ml ogni 10 litri e 35 ml ogni 10 litri di sapone molle. Incominciamo con questo, poi quello che mi ha detto l'agronomo, da lì dopo vediamo di cambiare se non funzionano troppo bene. Dosaggio pronto, miscelato, le parti dovrebbero essere giuste. Ora, questo giro ero di corsa, ho usato ancora i boccettini dell'anno scorso per l'orto, che è lo stesso identico prodotto della Simbiagro, solo che è nel tanica da mezzo litro, mi ha fatto un po' più fatica. Prossimo giro, sono già d'accordo con loro, mi daranno le taniche da 5 litri, ma ne parliamo dopo meglio al vigneto. Ora andiamo. Allora, il trattore funziona abbastanza in modo semplice. Ora vi faccio vedere come attivo il cardano. Più o meno andrò in ridotta, quindi la seconda ridotta, mi ha detto Manuel, terza. Seconda, terza. Questo mi ha detto di rimanere sui 1500 giri. Mi fido molto di Manuel perché ci ha lavorato sino all'anno scorso lui con questo esatto trattore, quindi più o meno i dosaggi, la pressione l'abbiamo calcolata, c'è un calcolo da fare. Io starò sul
2,5, 2 atmosfere 5, quindi non fortissimo. Il problema trattamenti dobbiamo risolverlo molto a breve. Ora vediamo, piano piano, step by step, vediamo come prosegue il tutto, e dovremo fare anche uno sfalcio qua dentro. Sono stati un po' presi, ora le piante sono ancora sane più o meno, però bene incominciare. Ti faccio vedere come si attiva il cardano, vieni a vedere. Allora, tiro su questa leva, io schiaccio sempre comunque la frizione, tiro sulla leva, mi sposto di qua, leva del cardano che è questo, la vedi? Qua sotto, inserito, ora faccio scendere piano piano la leva e magicamente il cardano incomincia a girare. Perfetto, mi infilo all'interno, incomincio a fare un po' quello che mi ha detto Manuel, tengo sul numero dei giri, userò uno schema prima quarta, 1-4, attivo, pressione su 2-5 e via, si fa. Sto facendo una fila ogni 4, dopo le vado a recuperare. Questo sto staccando anche ogni volta il cardano quando giro, perché non voglio danneggiarlo. Non dico che è stretta, però meglio essere sicuri, soprattutto con la roba che non è mia. Devo dire che sto prendendo abbastanza bene la mano. Sono un po' terrorizzato che non basti il prodotto e il quantitativo, però Manuel mi ha detto di fidarmi, quindi ci fidiamo. Certo che potevi arrivare prima, magari non era poi così male. Vabbè, i prossimi trattamenti di sicuro saranno meglio con altri mezzi e non solo termici, ma anche a batteria. Tutto questo lo scoprirete solo in un prossimo video, sempre però con gli stessi trattamenti naturali di Simviagro. Ve li lascio in descrizione, guardate che ci tengo particolarmente. Salviamo il mondo cambiando anche i tipi di approcci che abbiamo. Più naturale, più salutare, tutti siamo meglio. Armè, ci vediamo al prossimo video. Ciao!